Assessore, il connubio sport sociale è sempre più vivo a Salerno. Sì, credo che è un'esperienza che parte, che viene da lontano, da quando insieme si lavorava in sinergia tra sport e politiche sociali. Io credo che il valore che rappresenta, i valori che rappresenta lo sport sono i valori, come dire, che in qualche modo vengono trasferiti anche dagli nostri operatori all'interno dei centri di aggregazione, centri polifunzionali del Comune di Salerno. Quindi continua questa sinergia e credo che questa sia la strada più giusta da percorrere. Continua anche l'attività sul territorio del Comune di Salerno, appunto si è parlato di vere e proprie postazioni per quanto riguarda il controllo dal punto di vista di tutelare il disagio giovanile. Ma sicuramente, noi abbiamo un'organizzazione territoriale dei nostri servizi che parte da Monticelli e arriva alle frazioni alte, passando nella zona orientale, così come dicevo prima in conferenza stampa, dove abbiamo visto l'intensità insomma della popolazione in quel posto, noi abbiamo circa 4 centri insomma di aggregazione polifunzionale che lavorano sul territorio e questo è l'impegno che abbiamo sempre avuto, ma è una cosa che parte da lontano, da quando De Luca ha iniziato a ragionare sulla pianificazione dei servizi sul nostro territorio. Giuseppe De Palma, uno dei responsabili della scuola calcio Eden. L'associazione tra sport e sociale è un connubio che funziona? Io penso proprio di sì, anche perché, come diceva prima l'assessore, lavorando anche nel sociale ti rendi conto che i ragazzi hanno bisogno di regole che secondo me solo lo sport riesce a dare a una certa età. Quindi i ragazzi si devono accompagnare in questo cammino verso lo sport, che in questo caso della nostra iniziativa che è il calcio, ma anche gli altri sport, soprattutto quelli di squadra, danno delle regole che portano al rispetto dell'avversario, al rispetto dei compagni e li portano per mano verso una strada un po' più, diciamo, più sulla lealtà che sulle cose poco buone che si vedono anche in televisione oggi. Quindi ragazzi, molti di questi ragazzi che stanno sempre al computer, in casa, telefonini, bisognerebbe spingere un po' di più verso queste attività sportive. Ecco, appunto, il calcio è una sorta di buco nero da questo punto di vista, tanto bene, ma anche qualche episodio che può condizionare i giovani. Bisogna lavorare anche sotto questo punto di vista. Beh, in questo caso, parlando del calcio in generale, bisogna lavorare più sui genitori che sui ragazzi, perché a volte gli episodi spiacevoli che succedono, soprattutto a livello giovanile, è più dettato dai genitori, dalle aspettative dei genitori, che nemmeno da quelle dei ragazzi, perché i ragazzi iniziano per divertimento, poi forse qualche genitore un po' più si fa prendere un po' di più e porta anche un po' di pressione verso i ragazzi, che poi alla fine molti, lo dico per esperienza, lasciano proprio per le pressioni che hanno da parte dei genitori.